Ministro, piano irriguo nazionale, risorse e tempi certi, lei ha parlato, ma come siamo messi? Dobbiamo assolutamente arrivare entro fine agosto a sbloccare sia il piano nazionale per quel che riguarda i bandi, sia la richiesta che abbiamo formulato al CIPE per gli ulteriori 500 milioni a disposizione del progetto irriguo nazionale. Ci sono stati degli elementi di novità che giustamente abbiamo dovuto tenere in considerazione, qui penso in particolare all'introduzione del codice degli appalti, del nuovo codice degli appalti che ci ha aggiornato dal lato della strumentazione giuridica anche rispetto al piano nazionale. Credo che adesso siamo nelle condizioni di poter dare questa indicazione, quindi realisticamente con settembre dovremo essere nelle condizioni di avere tutta la strumentazione aperta. Saranno 500 milioni più i 300 precedenti? Esattamente, sì. Lei ha anche rilanciato la collaborazione con i consorzi di bonifica. A quale ruolo affida loro? Ma penso che la sfida di innovazione che giustamente Ambi ha lanciato a se stessa e ai consorzi vada raccolta. Penso che possano essere oggi soggetti che dimostrano la capacità di efficientare e di sviluppare progetti di innovazione su una risorsa cruciale come la risorsa acqua nel territorio, realizzando livelli di efficienza nella capacità progettuale molto alta. Noi abbiamo dei bellissimi esempi di consorzi di bonifica che hanno cambiato pelle, si sono efficientati ancora di più, hanno sviluppato investimenti, tecnologie e messo a salvaguardia dei territori. Questo lavoro di riorganizzazione che ha investito molto i consorzi di bonifica in questi anni, per me è una buona pratica che può essere sviluppata ancora di più, quindi raccolgo volentieri questa sfida e dico che questi sono soggetti fondamentali nel modello agricolo italiano, soprattutto in alcuni territori dove si può fare molto più di quanto non abbiamo fatto fino ad ora. L'assemblea di oggi vuole mettere il territorio al centro del nuovo modello di sviluppo che prevediamo e che vogliamo per il nostro paese, un paese che è ricco di un grande agroalimentare che ci ha riconosciuto buono, importante, salubre in tutto il mondo. Allora per avere questo agroalimentare, per avere il territorio, per avere questa agricoltura che riesce a dare uno sviluppo, che riesce a dare questa produzione, abbiamo bisogno di un territorio sano, un territorio sicuro e con la giusta disponibilità di risorsa idrica sia in quantità che in qualità. Tutto questo l'abbiamo affrontato con i grandi relatori che sono stati insieme a noi, dal Ministro, dal Presidente della Commissione, dal Procuratore Caselli, dal Presidente Moncalvo, appunto perché insieme a vari soggetti del nostro panorama istituzionale, insieme alle regioni, col Presidente Oliverio della Calabria, che è la dimostrazione che anche in quei territori dove più difficili si riesce a fare quando qualcuno ci mette la faccia, quando qualcuno vuole fare veramente qualcosa, vuole cambiare le cose, si possono fare. Tutto questo lo vogliamo continuare a fare con un ruolo centrale dei consorzi di bonifica anche in previsione della riforma costituzionale che sta avvenendo nel nostro paese, dove come consorzi di bonifica possiamo dare un contributo fattivo al paese per il rilancio del paese. Tante aperture di credito e disponibilità nei confronti dei consorzi di bonifica. Come Ambi, quale responsabilità sente di assumersi? Sicuramente abbiamo fatto un percorso importante, queste aperture di credito vengono appunto come risultato di questo percorso di trasparenza, di legalità e di anticorruzione che nel tempo abbiamo portato avanti accettando le sfide attuali ma che comunque proiettano i consorzi di bonifica in futuro. Ci sentiamo una grande responsabilità perché abbiamo un grande ruolo che ci aspetta, con grande determinazione dovremo affrontare i temi importanti sulla risorsa idrica, in particolare un tema che va affrontato in Europa oltre che nel nostro paese per ancora qualcuno che potrebbe essere scettico sul utilizzo dell'acqua in agricoltura, ma quello che vogliamo portare a casa e che vogliamo portare avanti è quello, la consapevolezza che nei paesi del Mediterraneo, e l'Italia è uno di quelli, per poter fare agricoltura, per poter fare ambiente, per poter avere un territorio così bello come è il nostro paese, occorre mettere al centro la risorsa acqua, sicuramente vincendo la sfida della razionalità e del miglior utilizzo, perché questa risorsa è una risorsa importante, una risorsa sicuramente che negli anni vedrà una riduzione di disponibilità, ma la partita ce la vogliamo giocare tutta nel modo che sappiamo fare, cioè mettere in campo tutte quelle azioni che vanno incontro insieme alla tecnologia e alla ricerca, che vanno incontro alle esigenze del mondo agricolo e dell'agroalimentare. Lei ha lanciato una nuova sfida per i consorzi di bonifica, la gestione idrogeologica della montagna. Sì, la montagna è una parte importante del nostro territorio, il territorio italiano è un territorio importante dal punto di vista montano e per questo che dobbiamo prestare molta attenzione. Negli anni non solo si è dimenticato, ma sono venute meno quelle risorse necessarie per fare un piano di manutenzione straordinario e ordinario di quel territorio. Allora
Pensiamo che l'importante non sia solo il tema delle risorse, ma sia importante rimettere al centro il ruolo dell'impresa agricola in quei territori, in collaborazione e sinergia con le istituzioni e con i consorzi di bonifica. Solo in questo modo riusciamo a garantire una montagna sicura, una montagna bella, e fare di quel territorio, appunto di quel del territorio montano, un territorio che sia uno sviluppo e che sia motore appunto di quel volano dell'economia che il nostro paese ha bisogno. I dati ci confortano, l'occupazione in agricoltura sta aumentando, i valori dell'agroalimentare stanno aumentando sia come produzione ma soprattutto come export. Questo ci deve confortare, che dobbiamo dare fiducia a quelle imprese agricole che vivono sul territorio nazionale, ma in particolare in quelle aree disagiate che possono essere le aree interne e le aree montane, dandogli delle possibilità per poter rimanere in quei territori.